E adesso andiamo ad Alcamo, lezione stamane agli alunni dell'Istituto Comprensivo Montessori sulla parità di genere, tenuta dall'ex ministro per l'istruzione Lucia Azzolina. C'è il servizio con l'intervista proprio all'ex ministro Azzolina, curata dal nostro direttore Riccardo Galatioto. Questa lectio magistralis davanti a questi ragazzi, l'incipit di questa lezione che terrà fra poco. Sono molto felice di essere qui oggi ad Alcamo per potermi confrontare con i bambini, con i ragazzi. Quando giro le scuole è sempre un'occasione di crescita, sia per me e spero ovviamente anche per loro. Il tema che il dirigente scolastico ha deciso di affrontare qui oggi è un tema molto importante, che riguarda non soltanto le donne, se posso, ma riguarda soprattutto gli uomini, perché se abbiamo un problema di parità di genere in Italia, come ahimè nel resto del mondo, seppur con sfaccettature diverse, perché soprattutto con gli uomini dobbiamo parlare. Quindi io spero che oggi possa essere una bella occasione di confronto tra noi tutti e tutte. Siamo pronti noi maschietti, secondo lei, ad avere una visione diversa? Io credo che se parliamo dell'Italia c'è un grande percorso culturale da fare. Non solo nei confronti però degli uomini, anche delle donne, e credo che proprio per questa motivazione la scuola sia il luogo principe per insegnare la parità di genere, per insegnare il rispetto della persona umana indipendentemente dal sesso al quale appartiene. Quindi io giro molto le scuole, parlo tanto di questi temi perché credo proprio nel valore formativo che hanno le nostre istituzioni scolastiche, i docenti che ci lavorano, i dirigenti scolastici, gli ATA, tutti insieme possiamo fare un gran bel lavoro per i bambini e le bambine. Noi quotidianamente, ognuno per il proprio ruolo, è chiamato a dare quella virgola di contributo alla società, anche attraverso queste lezioni che lei fra poco terrà. Penso che per cambiare il mondo non servono grandi gesta, ci vuole semplicemente una cosa, che ciascuno faccia la propria parte, a tutti i livelli. Lo puoi fare se sei un insegnante, se sei un dirigente, lo puoi fare a qualsiasi livello e qualsiasi lavoro tu faccia. Però l'importante è crederci, l'importante è credere che con la tua vita, con il tuo esempio, tu possa lasciare qualcosa in questo mondo, qualcosa di buono, e provando a cambiare anche le cose che non vanno, facendo parte di una comunità, insomma, di una società. La nostra Alcamo, come gliel'hanno presentata? La nostra Alcamo che noi amiamo tanto. Guarda, ho fatto prima una chiacchierata veloce con gli uomini della scorta. Io ti devo dire che ad Alcamo sono venuta quando ero molto piccola, c'erano delle gare di danza, credo. Quindi ricordo molto poco. Sì, ero una frana a dire il vero, perché non era lo sport adatto a me. Però ricordo molto poco. Non la conosco bene, però oggi sono felice di essere qua. Conosco il sindaco, ovviamente, che ha fatto e sta facendo, secondo me. Forse sono anche di parte, però un gran lavoro e spero che si possa continuare in questa direzione. Se andremo via da qui oggi, forti di cosa, secondo lei? Forti del fatto che, vede, la scuola è un ambiente dove normalmente le persone collaborano, si fa squadra, si fa comunità. E questo è l'aspetto bello delle scuole italiane, che poi hanno mille difficoltà, lo sappiamo, ci sono mille problemi. Quindi dobbiamo uscire da qui forti del fatto che se si lavora insieme, se appunto si fa squadra, si può provare a migliorare un po' il territorio, la realtà che ci circonda. Grazie. Grazie a lei.